Ragazzi, come vi ho detto nel video precedente, mentre sto scendendo dall'alpeggio, stamattina qua ho conosciuto Marzia Kogo. Facciamo un allevamento di capre. Adesso sono d'accordo che possiamo trovarla e realizziamo un video per il mio canale YouTube dove lei ci spiega la sua attività. Ah, ho legato pioggia qua, adesso cerco Marzia, i cani non hanno abbaiato. Marzia! I cani non abbaiano neanche. Oh, oi! Ah, ma perché c'è l'età che non hanno abbaiato? Ciao! Di, sai, ti faccio il video di YouTube come abbiamo detto stamattina. Certo, devo Allora, raccogliere le uova, ma c'è una gallina lì sopra, non voglio disturbarla. lasci covare, la lasci covare. No, penso che faccia l'uovo adesso, e allora non la disturbo. Ah, che bei cagnoni. Che razza sono? Pastori della Sila, calabresi. Lupo, qua avete problemi? L'hai Con loro no, però c'è. già visto? Visti, sentiti. Ah, boh, tutto normale. Tutto normale. E da quanti anni è che fai questo lavoro? Allora, prima di aprire l'azienda, parliamo di già 10 anni fa, e lavoravo come dipendente in giro, prima da sola, poi quando ho conosciuto Stefano con Stefano, e poi 2 anni e mezzo fa abbiamo aperto l'azienda. Ok, e capre, razza, Valdostane, misto, Fiorinà, possiamo qualche vederle? meticcia. Ai se mica Sono rischio tutti venire qua. misto. No, no, tanto non saltano fuori. Oh, ma quella è tante! Sono tante. Bravi, hai fatto solo il nostro lavoro. Io zoomo, eh. Visto su TikTok che c'è un bel boxer qua. Il 12 maggio siamo saliti. Visto, 12 maggio. ah, smandare. C'è la rete, non entra. Fate bravi. Che poi sono molto più focosi dentro i recinti, perché ci capita spesso di incontrare gente con i cani quando abbiamo i cani liberi. Abbaiano, ma non sono così. Cioè, vederli così di dentro dici, oddio, adesso mi mangiano il cane. In Sì. realtà non. Se il cane non va a rompere le balle alle capre, loro sono Ah, abbastanza tranquilli. ma poi ho visto che spieghi su TikTok, rispondi a tanti. Ma perché il problema è che secondo me c'è poca informazione proprio in generale, Ma no? io l'ho detto l'altro giorno in un mio video, adesso escono come funghi, Sì, sì. gli addestratori. Sì. Cani, da quando c'è il Covid, non parliamone, sono Per carità, centuplicati perché così potevano certo. uscire, Sì. gli sfregavano i polpastrelli da farli sanguinare, basta di Sì, uscire. sì, sì, sì. E boh, cioè, Sì. io vedo, Ma che poi alla almeno, fine poi io lo so. bastano veramente poche. Cioè, Devi rispettare starci poche regole, assieme, no? secondo me. Sì, cioè avere qualche accortezza, informarsi un attimo e poi si può fare, cioè tutto si può fare, anche la convivenza, certo, più turisti ci sono, più è difficile, cioè non è che voglio nascondermi dietro un dito, perché è la verità, eh. Cioè, ovvio che più gente c'è, poi puoi incontrare Logico. chiunque. Qua ce Quelli ne che si sono spostano. tanti camminatori. Grazie a Dio, no. Ah, siete un po' isolati. Siamo un po' selvatici. No, non c'è tanta gente. Magari la settimana di Ferragosto c'è un Ah, po' più boh. di gente che cammina, ma non c'è tanta gente. E qua te le allevi per i capretti, fai i capretti li Sì, vedi da capretti, poi carne. magari facciamo 2 piani per noi. Ah, boh, uso Così. proprio. Sì. Okay. Invece vedevo là, quali sono i due becchi? E adesso il preservativo. Ambrogio e Ernesto. Come si Giuro, si chiama chiama. il termine giusto? Il faudato Ah, sarebbe il, aspetta, il l'anticoncezionale. grembiule antimonta, Antimonta, il termine ok. tecnico. Poverini. Poverini. Poi ad agosto glielo Ma così togliamo. gestite le monte, Sì, sì, le sì, sì, nascite sì. quando volete? Ah, Li boh. mettiamo. Vabbè, d'inverno li teniamo separati dalle capre, così almeno siamo tranquilli. Poi in primavera, quando iniziamo a pascolare, li mettiamo insieme alle capre, ma con il grembiule. Grembiule. E poi verso i primi di agosto, fine luglio, glielo togliamo. E stanno poi con loro tutto l'autunno senza il grembiule, così montano quello che vogliono. E boh.
senti un po', io ti ho conosciuta su TikTok. Come mai come hai iniziato a fare la TikToker e avere allora, questo successo? Allora, a me è sempre piaciuto tantissimo fare video, foto e video, ma per ricordo. Sì, sì. Perché boh, a me piace, io sono psicopatica e tutte le volte che vedo qualcosa che mi interessa mi piace filmarlo o fotografarlo per ricordarmelo. E poi avevo cominciato con Facebook e mi sono resa conto che divulgare un po' di cose serviva, perché magari c'era la persona che inciampava nel tuo post, leggeva quello che dicevi e magari ti scriveva in privato, sì, dicendo cavolo, non ci avevo grazie, pensato che poteva essere così. E quindi ho pensato, ma perché non usare i social, visto che li abbiamo, per cercare di far conoscere alle persone un mondo che ormai cioè, siete in pochi, siete in pochi, sì, cioè sì. La gente non sa più che cosa vuol dire avere gli animali, come si deve comportare quando incontra gli animali, come si deve comportare con i cani. E secondo me usare questi mezzi che abbiamo a disposizione funziona, perché senso. Comunque la gente impara attraverso quello che tu magari gli puoi spiegare, no? Secondo me è una bella arma a nostra disposizione. E qua ci siete solo voi, arbaite. Allora, qua ci siamo solo noi, poi c'è una persona che vende delle manze quando noi già saliamo alle altre più alte e va via prima che noi torniamo giù. Quindi quando siamo qua siamo solo. Bellissimo. Bellissimo. Stupendo. Marzia, ti saluto e voglio rinnovare l'invito agli amici di seguirti su TikTok. Certo. Che dai delle informazioni molto utili. Grazie. E dai anche delle belle risposte a quelli che capiscono niente e vogliono fare i sapientoni, no, perché a volte rido da solo. E niente, boh. Alla prossima, se ritorno da queste parti, passo a trovarti. Ben volentieri, eh? Assolutamente sì. Magari ok. Quando siamo là subito. Adesso se vuoi fare un TikTok con me, lo certo, facciamo. Certo, subito. Perfetto. Mi hai passato tra l'almi, deggio la mula. Boh, ciao ciao. Ciao ciao.